Siamo oggi video 1, 2, 3, mascherina, fai da te. Proviamo a fare in pochi minuti una mini mascherina colorata per i nostri bimbi per rendergli indossare una mascherina un pochino più divertente. Sappiamo che non sono proprio quelle straprotettive, ma comunque loro per uscire in giardino può bastare per proteggersi. Allora, che cosa abbiamo preso? Abbiamo preso della stoffa di cotone colorata, l'abbiamo piegata a metà, è quadrata e l'abbiamo piegata a metà. Poi abbiamo deciso che invece di usare l'ago e il filo, che è un po' più difficile, utilizzeremo una spillatrice e faremo nel bordo una piccola cucitura proprio come se stessimo cucendo. Gregorio già ha in mano il discorso della... degli elastici, perché ci siamo accorti che con le mascherine normali gli elasticini della mascherina classica, tipo questa qui, sono molto lunghi, stanno molto lunghi, quindi loro stanno grandi, calano. E abbiamo deciso di prendere gli elastici proprio quelli da cucina. Quindi intanto fissiamo il margine come se stessimo cucendo il margine superiore, sempre con la spillatrice, così è più facile. Ok. Poi dobbiamo mettere lateralmente questi elasticini che ci permettono di tenerlo sulle orecchie, vero Greggy? Allora, facciamo così e spegniamo. Tu tieni l'elastico, Greggy? Tutto teso. Benissimo. E facciamo una. Ma tento anche spegnere. Due. Sì, con attenzione, Greggy. E tre. E di qua la stessa cosa, mettiamo l'elastichino, c'è la bimbina, di là, mettiamo questo elastichino, la mamma spilla, bravo. Una. Come prima, già bene. Carina, eh? Due, abbiamo una mosca vicino in fortuna. E tre. Un pochino più rinforzato, ecco, questo già andrebbe bene, vedi? Girati un profilo. È un po' piccolo. Ecco, voilà, prima mascherina fatta, carina. Facciamone un'altra, questa volta aggiungiamo una cosa che potrebbe essere utile, che è il nasello. Noi l'abbiamo fatto, quello per tenerlo sul naso, con l'assa, quella, le stecche per quando uno si rompe le dita. Così è morbida dentro, molto imbottita. Quindi ne prendiamo un altro pezzettino di stoffa. Qui magari la rinforziamo leggermente, se non esce. C'è la bimbina che ci viene in aiuto. Quanto tempo dura sul naso? Aspetta. Allora, stesso meccanismo di prima, quindi fogli, stoffa quadrata, la pieghiamo in due. La pieghiamo in due, poi ci mettiamo questa volta dentro, in alto, quindi si appoggerà sul naso, un pezzettino della stecca per le dita. Quando uno si rompe un ditino si mettono le cosiddette stecche e si fa, sa, e la fissiamo. E la fissiamo anche di qua, facendo una piccola piedetta. No, ma perché anche di qua è spilla? No, lì è una già chiusa, no? No, quindi qui non l'abbiamo messo niente. Ok. Passiamo il nasello. Mamma, mi sa che questo è poco rinforzato. Lo rinforziamo un pochettino. E lo facciamo anche lateralmente. Qua ci mettiamo i soliti elastici, vero Greggy? Qui ci stanno bene gialli, perché c'hai i fiorellini gialli. Ma mi sa che è un po' troppo stretto. Ma mi sa che è un po' troppo stretto. Beh, deve stare stretto, sennò ti pare. Infatti. Infatti quelle altre, tipo questo, per vedere come ti cala. Questo, guarda, perché questo è un po'.
aspetta. Ci siamo, sto fissando l'elastico. Un'altra spillatina di più. Ma vedi quanto c'è? Non va bene, invece queste devono stare aderenti, altrimenti perdono la loro funzione. Un altro elastico giallo, Gregorio. E lo mettiamo da quest'altra parte. Dopo la riprovo io? Sì. Chiamiamo anche la Libra e facciamo qua una prova. Con queste rosse. Ecco, spigliamo. Le facciamo provare tutte? Facciamole tutte e poi le facciamo provare, ok? Ma Linda ci fa la testa. No. Sembra che qua ci siamo, eh? Un'altra spillatina. Ma guarda, sembrava tipo delle, della da pitana. Questa è quella con il lasello, perché magari può servire appunto, come dicevamo, per proteggerlo, per farlo stare ancora più su. Proviamo un po', vedi? Vediamolo. Eccoci qua. Dietro le orecchie, se non ci è messo qua. Qui il la parte ah, morbida, sì. Sì. Allora, forse potevo farla anche meglio, ma come prime prove, lascia. Ecco qua. Sembra carina. Girati il profilo, se si vede bene. Quando vanno al lavoro che fanno le cose. Sì. Allora, l'ultima pensavo di prendere una di queste mascherine, chiaramente queste sono più protettive, togliamo la parte dell'elastico che hai ben vista grande e la inseriamo dentro la stoffa colorata, così è anche più protettiva, dovessimo proprio, no? Speriamo presto portarli con noi al supermercato o qualcosa. Prendiamo, se no, proviamo anche con questa. Qui c'è già il nasellino, quindi la mettiamo semplicemente dentro e la ricopriamo con questa stoffa colorata e la spigliamo in basso come abbiamo fatto fino adesso, come se stesse forte forte forte. Bravo, ancora una qua. Bravo, ancora. E ancora. Ok, qui ci siamo. Quindi dentro questa ha la mascherina vera. È solo più carina, ma è molto protettiva. Le altre erano una senza nasello e senza mascherina interna. Solo, diciamo, se devono uscire un momentino in giardino, no? Sono protettive, ma per un'uscita minima. E poi un'altra abbiamo messo, tieni qui, Gretino. Abbiamo messo dentro addirittura una mascherina, un nasellino, no, un nasellino, sì. Per cercare di tenere. E poi se quella con la mascherina abbiamo tolto i suoi peli che sono troppo lunghi. Troppo grande per i bimbi. E ci abbiamo messo dei semplici elastici, questi che si trovano al supermercato. Per legare le cose, le buste. Per legare qualsiasi cosa. Attenzione, le voglio toccare. Tieni questo non un po'. Per legare i capelli. Sì, avevo pensato anche quelli. Sì. Però forse questi sono più ruvidi invece, però ha tipo la consistenza corretta, no? Secondo una spillatrice un po' più grande riusciamo a farlo. Vediamo la nostra prova di Gregorio, un orecchino piano piano, l'altro orecchio. Eccoci qua, questa dentro ha una mascherina vera. Sì, infatti è più protettiva, vero? E qui il nasellino c'è già, perché sulle mascherine vere c'è già un piccolo nasello di però anche questa è vera, l'abbiamo fatta noi ma è vera. Quindi tre questa, modelli. Però, mamma, questa rinforziamola. Sì, ecco. Così, così riusciamo a fare le tre prove di fine. Ok, vediamo. Questa è quella più leggera, solo cotone colorato con due elastici attaccati lateralmente e quindi essendo più piccoli riescono a tenerla più aderente. Con questo manco picca. Morbida, picca. Morbida. Qui ci abbiamo messo morbida. Un pezzettino delle stecche per le dita quando si usano le dita. E l'altra invece è con dentro una mascherina vera solo per renderla più carina. In pochi minuti, un pochino di divertimento, però riusciamo a uscire tranquilli con i bimbi. Ok, vado a prendere la Linda per farli provare anche a lei, ok? Spero che l'idea vi piaccia e fatemi sapere che cosa ne pensate, seguitemi sempre, questa aspetta, è un'attività. Voi sapete, sì, abbiamo, voi sapete che noi abbiamo fatto le daily routine, no? E la stiamo continuando a fare per passare questi giorni. Che ancora non è finito il DPCM. Una delle attività che abbiamo proposto per le 17 è stata questa. Adesso arriva Linda e ci fa anche la ulteriore modella per vedere se funziona, no? Proviamo questa.
spero che l'attività di oggi delle 17 dei miei bimbi vi sia piaciuta, è comunque utile e gli permette di trovare nella mascherina un pochino di colore che dà serenità. Ce la mettiamo tutta. A presto, seguitemi.